problema con l'azione di Charlie Hebdo è che simbolicamente ha un impatto strategico, tanto per la Francia, però per tutto il mondo democratico. Questo avrà un impatto forse molto più grande che altre azioni, giustamente perché è un'azione che ha influito il psiche, può dire la mentalità, non solamente francese, ma del mondo libero e democratico. In questo caso il principale riferimento è IS, l'Islamic State, lo Stato Islamico, e Al-Qaeda per la penisola arabica. E questi sono riferimenti, ma non sono i centri di comando, cioè non sono questi che a un certo punto telefonano a qualcuno e dicono vai a attaccare Charlie Hebdo. Sulla base appunto di un'adesione politico-culturale ideale ad un programma aberrante, si muovono sul territorio singoli soggetti o piccolissimi gruppi. Questo è un terrorismo molecolare e fortemente spontaneista. Ci sono vari scenari, varie possibilità per i jihadisti di utilizzare queste cellule, sia un coordinamento a lungo termine, sia delle azioni ad hoc per gente che hanno la possibilità di farlo praticamente senza pianificare l'azione. Il web oggi, insieme ad una grande autostrada di libertà, è anche una strada per la quale viaggiano moltissime cose che non vanno bene. Ci sono anche tutti quanti i segnali che si scambiano tra loro, coloro che sono intenzionati a fare qualche atto terroristico, e quindi c'è bisogno di avere un occhio attento con le nuove tecnologie. Dobbiamo fare i conti comunque con qualche possibile limitazione? Ma non per legge. Non è questo il tema. E noi dobbiamo stabilire un rapporto, come è giusto averlo, con i provider, chiedere a loro di poterci lavorare insieme con La noi. famosa backdoor, la possibilità di entrare quando Esatto, serve. sì, insomma, chiedere anche una forma di autocontrollo. Dopo i 3 giorni di fuoco di Parigi, cosa potrebbe avere in Europa un impatto mediatico altrettanto forte? Tutti pensano a Roma e Vaticano, perché negli ultimi mesi la propaganda jihadista ha più volte parlato di croci da spezzare e bandiere islamiche sulla cupola di San Pietro. Sono una minaccia, questo non c'è dubbio, cioè segnalano un obiettivo in qualche modo. Il fatto che si segnali un obiettivo può essere in qualche modo il modo per dire alla cellula XY di cui non c'è, sulla quale non c'è un comando concreto, guardate, quello può essere un potenziale obiettivo. Noi in questo momento in Italia siamo nel campo delle possibilità, cioè può esserci un attacco terroristico, però reagiamo come se ci fosse una minaccia concreta. Dopo l'11 settembre ci sono state varie minacce e allerte anche contro il Vaticano. Sappiamo che l'Italia è riuscita a trovare tutti i gruppi che hanno tentato a organizzare qualcosa sul territorio italiano e io credo che è possibile che sia una minaccia reale. La questione è se esiste una cellula simile a quella che esiste o esisteva in Francia. Il nostro compito è quello di creare una rete di protezione che consenta agli italiani di essere il più possibile tranquilli e sicuri. È una sfida che deve anche essere continuamente abbeverata dagli errori. E noi stiamo studiando, per esempio, anche l'esperienza di Parigi per comprendere se c'è stato qualche errore, perché in questi casi poter capire per tempo gli errori e correggersi è un elemento fondamentale di prevenzione e un elemento fondamentale nella capacità di contrasto. Per entrare a San Pietro c'è sempre fila, anche quando è bassa stagione e Papa Francesco è in viaggio nelle Filippine. Ma per passare sotto i metal detector si fa presto, forse un po' troppo, visto i tempi che corrono. Il Vaticano è un luogo, non solamente un luogo santo, però è un luogo di pellegrinaggio, è un luogo dove c'è uno dei più grandi musei del mondo, c'è sempre movimento, e non si può chiudere. La sicurezza è un po', differente, forse molto più discreta. Questo richiamo che lei fa alla difesa civile, davvero c'è bisogno del vicino di casa che dà la soffiata? Non è l'elemento classico del vicino di casa, non si ritorna a uno stato di polizia, non c'è bisogno di uno stato di polizia. Io penso che ci sia bisogno anche di una grande alleanza, tra l'intelligence, le forze di polizia e l'opinione pubblica. Perché per quanto possa essere piccolo il gruppo, per quanto possa essere anche un atto individuale,
nel momento in cui ci si appresta ad un attentato che poi vuole avere effetti clamorosi, non c'è dubbio alcuno che cambiano anche magari le abitudini. Questo riguarda naturalmente tutti quanti i cittadini italiani, riguarda anche soprattutto coloro che praticano l'Islam e che non condividono queste posizioni. A Roma c'è un altro possibile obiettivo che nel 1982 fu già teatro di un terribile attentato. Si tratta della sinagoga e del ghetto che la circonda, un piccolo rione ad alto valore simbolico che sicurezza della comunità ebraica, polizia e carabinieri difendono come un fortino. Lei è contrario ad una revisione dei trattati di Schengen, vero? Assolutamente sì, io sono contrarissimo per una ragione semplicissima. E mettere in discussione Schengen significa mettere in discussione l'Europa. L'Europa esiste in quanto c'è una libera circolazione di uomini e di merci. Naturalmente questo significa che ogni Stato deve poter garantire all'altro che c'è un controllo. Lei si batte perché l'intelligence abbia accesso alle liste dei passeggeri delle linee aeree? Non si tratta di limitare la privacy di alcuno, si tratta soltanto di comprendere se ci sono cittadini europei che viaggiano frequentemente verso le realtà dei teatri di crisi particolarmente delicati, dalla Siria all'Iraq allo Yemen. E non c'è un problema di scambio tra libertà e sicurezza. Nelle grandi democrazie libertà e sicurezza sono due facce della stessa medaglia. Le resistenze sono legate forse al caso Snowden, all'atteggiamento degli americani di limitare un po' troppo le libertà dei cittadini? Questo è un evento del passato, nel senso che l'intelligence mondiale si è misurata con il cosiddetto dopo Snowden, che è stato un terremoto, diciamo, che ha scosso profondamente il principale sistema di intelligence del mondo. L'intelligence italiana non è stata scossa dal caso Snowden. Oggi in Italia noi abbiamo un'intelligence che è capace di intervenire, ma abbiamo anche un Parlamento che è capace di controllare in tempo reale quello che fa l'intelligence. Sono gli elementi costitutivi della democrazia. Nel momento in cui do a qualcuno dei poteri importanti, devo avere anche dei controlli importanti su quei poteri.